Scontro tra matricole del girone H di prima categoria con il San Vittore tra le sorprese di questo torneo e da stasera secondo della classe. Il Perticara che alla vigilia veniva da una partita persa e contestata contro la capolista Sala. Direzione arbitrale affidata al signor Balzano di Rimini che passerà un pomeriggio peroso contestatissimo dai supporters locali. Reo di aver assegnato un gol molto contestato e di aver espulso Manenti sul risultato di parità quando la partita sembrava rimanere in equilibrio. La partita riserva da subito emozioni. A Verardi dalla distanza di piatto chiama l'intervento in corner Fabbri. La risposta del San Vittore avviene per opera di Sottile, ben in fase di preparazione, meno nel tiro. I Folletti invece Granata chiamasi Corradini, si ricorda come terzino di Napoli e Torino di avere un nome importante. Traversone al centro, deviazione sfortunata nella propria porta di Rinaldi per lo 0-1. Il replay ci mostra la netta deviazione del centrale difensivo in maglia numero 6 e per Ticcare a 120 secondi dopo va anche in gol. Rete annullata per offside. In seguito con Andoscesa Fulminia si propone Montalti, pallone che si accomoda sul fondo. Dall'altra parte Corradini si mostra elegante nel dribbling ma la sfera viene controllata vista d'occhio da Balducci. È la volta di Manenti, pallone lontano dal bersaglio. A Verardi che ci prende gusto dalla sua mattonella preferita si accende e spara in porta. Fabbri risponde presente. La partita rimane apertissima, il tiro di Sottile viene neutralizzato da Balducci. Ad emulare il compagno ci pensa poco dopo il numero 9 Gentili, pallone alto. Il Perticara 39esimo perviene al pareggio, lancia a cercare in profondità bomber Girardi che di prima intenzione scarica il pallone del pareggio in fondo alla rete facendosi perdonare l'occasionissima di qualche minuto prima quando davanti a Fabbri si era allungato il pallone. Il replay rende giustizia al bomber di casa. Al 42esimo succede quello che in termini informatici si chiama copia ed incolla, ma bomber Girardi questa volta calcia alto. Squadra riposo sull'1-1. Corradini cerca di emulare l'inizio di presa Verardi, ma la mattonella non è felice nel suo caso. Lo stesso numero 3 chiama Balducci a smanacciare questo tiro cross, ma dall'altra parte succede che l'equilibrio in campo si spezza. Manenti paga doppiamente la forma di protesta rimediando il secondo giallo dopo che nel primo tempo per sua stessa missione aveva ricevuto un cartellino giallo, ma davanti all'occasione di andare in porta il numero 10 mal digerisce tale decisione. Intanto Giannini fa le prove del gol, esterno che si spegne a lato prima che il numero 11 ospite si renda protagonista con questo traversone che Cedrini involontariamente spedisce sotto la traversa. Il pallone entra e non entra e questa è la domanda giusta. Per Balzano di Rimini la risposta è affermativa. Noi non avendo a disposizione i VAR e il chip nel pallone proviamo al rallentatore a far rivedere l'episodio e infine a fornirmi un fermo immagine. La palla sembrerebbe non oltrepassare la linea di porta. Con un Perticara demoralizzato, Sottile prende la mira. Il pallone di entrarne proprio non vuol saperne. Al 77esimo c'è anche spazio per il 57enne Casa dei Parlanti. Grinta e sprint invidiabile, complimenti davvero. In contropiede due minuti più tardi Farniti timbra e tris. È molto bravo a rincorrere e a chiudere nel primo tentativo il difensore di casa Simoncini, ma sulla ribattuta è altrettanto bravo il numero 16 a trovare il pertugio giusto. 3-1 che sa di consacrazione per la matricola terribile. Dalla panchina intanto gli animi si agitano ulteriormente. Scatta anche un'ammonizione, mentre in campo qui Casa dei Parlanti vorrebbe un rigore per l'intervento scomposto del centrale difensivo ospite, ma anche in questo caso con un fermo immagine pare che ci sia l'intervento di spalla. In contropiede Sottile sfiora il poker dall'altra parte, è la volta anche di Domenichini con Balducci che si ritrova in bocca il pallone, mentre Domenichini rischia la gloria con Balducci che si oppone con un intervento goffo ma efficace. Lo stesso numero 14 al settimo di recupero spara alto. Termina qui una gara tra mille proteste ma che vede San Vittore seconda della classe cercare meritatamente il di gloria. Il Perticara paga dazio in questa prima categoria, qualche episodio sfavorevole, qualche contestazione giusta ma anche tanto nervosismo. A dare la carica da qui alla fine del campionato ci penserà certamente lui.